abbiamo una moneta unica, vuol dire che 100 euro di debito a Berlino valgono 100 anche a Roma. Invece non è così. Oggi se la BCE, secondo le regole previste, presta dei soldi alla Grecia, paga X. All'Italia meno di X, alla Francia meno dell'Italia e alla Germania di fatto glieli regalano. Ora, se qualcuno paga X e qualcun altro paga zero, vuol dire che ci stiamo facendo concorrenza sleale fra noi. Come sistemare questa stortura ci stanno pensando in queste settimane francesi e tedeschi, e il piatto che ci stanno preparando è questo. Tu, banca italiana, hai 100 di crediti problematici? Sei obbligata ad accantonare subito 100, così poi magari non ne hai da prestare alle aziende in difficoltà, e più aziende in Italia chiudono e meglio andranno le concorrenti francesi e tedesche. Stesso discorso per lo Stato. Tu, Repubblica Italiana, hai un grosso debito? Bene, o diminuisci la spesa, o aumenti le tasse, vedi IVA, oppure partecipi alla creazione di un fondo che compra un po' dei tuoi debiti e quelli degli stati membri. Con quali soldi? Mettendo sul mercato titoli con due tassi diversi. Uno più alto perché più rischioso in quanto legato al debito di paesi messi come noi, paesi zingari o maiali ci chiamano, e un altro più basso perché legato a quello di paesi sicuri come la Francia o la Germania. Quindi diventa regola l'euro a due velocità. E di conseguenza l'impresa o la banca italiana pagherà sempre il denaro più di quella francese e tedesca. Ora, quanto può durare un eurozona così? C'è però un'idea alternativa e viene da un gruppo di economisti italiani supportato anche in sede OCSE. Togliamo il debito dalle spalle degli stati, non se ne fa più di nuovo, e lo mettiamo dentro ad un fondo che fa da assicuratore. Facciamo un esempio. All'Italia quest'anno scadono 1 miliardo di titoli di Stato? Bene, quel miliardo lo rimette sul mercato pagando una polizza al fondo che assicura gli investitori dai rischi. E lo stesso fanno tutti i paesi membri man mano che il loro debito scade. È evidente che la polizza italiana costerà di più di quella francese e tedesca, ma intanto ti levi un rischio. E tempo 10 anni, tutti i paesi membri avranno tutto il loro debito assicurato. E a quel punto, con un unico soggetto garante, il premio non potrà che avere un unico tasso di interesse uguale per tutti. E in fondo poi con tutti questi premi assicurativi cosa ci fa? Perché deve farli rendere anche investimenti pubblici attraverso il controllo del Comitato Fiscale Europeo, che esiste già ma si occupa solo delle sue poltrone, e che valuterà di quale opere strategiche ogni paese membro ha bisogno. Quindi in Italia, per esempio, non si farà più l'autostrada inutile, ma magari il porto di Gioia Tauro sì, perché il fondo, se qualcuno non paga i debiti, è chiamato a rimborsare e quindi è costretto a fare opere sicure e ad alto moltiplicatore. E gli investimenti fatti bene sappiamo che portano crescita, aumento del gettito e quindi diminuzione del debito. Vuol dire avere uno Stato federale dietro una valuta. Ecco, il nuovo governo italiano, quando ci sarà, deve decidere che cosa vuole, se un'eurozona vera dove contiamo qualcosa oppure una finta, quella dei beati gli ultimi. O dannati, ecco.